È uno dei film più stupidi ma allo stesso tempo attesi dell'anno. Gli hanno all'incirca fatto presentare pure un premio all'ultima edizione degli Oscar e quindi ben trovati su WatchMojo Italia, dove oggi faremo chiarezza sulla vera storia dietro a Coca in Orso, l'ultimo film diretto da Elizabeth Banks, che è cult ancora prima della sua uscita, soprattutto per la storia alla base, divertente e cruentissima, ispirata a una storia vera, ma come andremo a vedere tra poco, non così tanto. Droga, animali feroci, contrabbandieri e morte. Tutto questo arriva fra 3, 2, 1, ispirato da una storia vera. Come accennatovi, il film parte dalle premesse che potete già immaginarvi fin dal titolo, ovviamente portate all'estremo da una regista folle e sicuramente coraggiosa, che pare aver messo in scena un tripudio di gore e umorismo, alla fine non così ispirate a una storia vera, come viene spammato in qualsiasi trailer o spot pubblicitario. È giusto un'ispirazione, visto che le cose nel film prenderanno sicuramente una piega molto violenta, quando la storia originale, avvenuta alla fine del 1985, non vide alcuna vittima se non la sola povera bestia. Ma prima di parlare della bestia, è il momento del nostro assolutamente no, è tempo di parlare dell'antefatto, costituito dalla vita di colui che in un modo o nell'altro ha causato tutto quanto, e cioè il signor Andrew Carter Thornton II. Ascesa e caduta di un trafficante. Nato nel 1944 a Knoxville, Kentucky, figlio maggiore di Carter Thornton e di sua moglie Peggy, Andrew C. Thornton II crebbe con la famiglia nel loro ranch di Thrive Main Stud, che tra l'altro oggi funziona, ancora pienamente operativo. Dopo il diploma alla Sewanee Military Academy, Andrew frequentò l'Università del Kentucky prima di mollarla e di unirsi all'esercito, e prendendo parte al contingente USA inviato a combattere nella guerra civile dominicana, dalla quale uscì con niente meno che una Purple Heart sul petto. Thornton tornò per un periodo all'università, ma la lasciò nuovamente per dedicarsi al ranch dei cavalli insieme al padre, e successivamente entrò nel dipartimento dello sceriffo della contea di Lexington, divenendo un membro della squadra narcotici e prendendo addirittura una laurea in legge. E a quel punto, con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa una posizione di potere mica male, decise di darsi definitivamente alla sua vera vocazione. Nei primi anni 80, Thornton e altri 24 membri della sua cricca furono accusati di traffico d'armi e per la movimentazione di circa una tonnellata di marijuana. Dopo una dichiarazione di totale non colpevolezza, Thornton lasciò tutto, spostandosi, passando dalla California fino al North Carolina, dove però fu arrestato per il possesso di un'arma e di un giubbotto antiproiettile. Scansò comunque ogni accusa, ma si fece 6 mesi di prigione e ottenne 5 anni di libertà sulla parola, ottenendo anche una multa di $500 e la revoca della licenza d'avvocato. A quel punto, forse anche spinto dal forte fatalismo che lo contraddistingueva, essendo Thornton un fanatico delle teorie sulla fine del mondo, il nostro amico poliziotto avvocato, divenuto trafficante, ebbe un'escalation folle di violenza, venendo poi definito dall'agente della DEA, Robert Brightwell, come uno 007 paramilitare, un avventuriero spinto dall'adrenalina. Thornton cominciò a vantarsi di robe pazze, raccontò di essere un asso dell'aviazione e di aver addirittura ucciso a mani nude un pastore tedesco solo grazie alle sue skills nelle arti marziali, oltre che una volta di aver aperto il paracadute durante un lancio quando era già praticamente a una quota ridicola che sarebbe significata morte certa per chiunque altro, ma a quanto pare non per lui. Partendo da questi grossi racconti, la sua caduta appare ancora più ridicola di quanto non fu comunque in realtà. L'11 settembre 1985, Thornton e un complice, il fuggitivo o presunto tale Ruben Soto, stavano volando su un aereo modello Cessna 404 e dopo aver sganciato alcuni panetti di cocaina nei cieli intorno a Blairsville, Georgia, entrambi si lanciarono dal velivolo, ma il suo paracadute ebbe, a quanto pare, problemi con l'apertura e quindi, il giorno dopo, il cittadino di Knoxville, Fred Myers, non poté far altro che chiamare il coroner, trovandosi Thornton morto schiantato sul suo vialetto, tra l'altro con indosso un paio di mocassini di Gucci e un borsone contenente $15 milioni di cocaina, $4.500 in contanti e alcune armi. Tempo dopo, una donna portò un messaggio sulla tomba di Thornton, che recitava: ti amerò per sempre, Rebecca. Era la sua ragazza e quel giorno avrebbe dovuto andare a recuperarlo e portarlo via con i soldi e la droga. Qualcuno provò a portare avanti azioni legali contro il complice e la donna, ma alla fine le accuse, perlomeno contro di lei, caddero. E a proposito della caduta,
vuota, ma tutta la cocaina sganciata dall'aereo? Non finisce qui, Orsi. 23 dicembre 1985, 3 mesi dopo lo sventurato incidente di Thornton, i notiziari locali riferiscono del ritrovamento della carcassa di un orso nero di circa 70 kg. Sì, gli orsi neri sono generalmente molto più piccoli dei famosi grizzly, trovato morto presso Fennin Country. Intorno al corpo della bestia senza vita c'erano 40 pacchetti di cocaina completamente sventrati. L'orso, evidentemente, era morto da circa un mese per niente meno che una probabile overdose. Il dottor Kenneth Alonso, medico capo esaminatore del Georgia State Crime Lab, individuò nel sangue del povero orso dai 3 ai 4 grammi di cocaina, che non è decisamente poco, ma quando poi il medico gli aprì lo stomaco, lo trovò, cito testualmente, letteralmente ripieno fino all'orlo di cocaina. Si presume che la bestia abbia mangiato un qualcosa come 35 kg di bamba, un totale stimato sul mercato di 2 milioni di dollari di merce. Qualche testa sarebbe sicuramente rotolata per questo. Sulla scena del, come dire, crimine, l'ufficiale del Georgia Bureau of Investigation, Gary Garner, disse che non era rimasto nulla se non ossa e una grossa pelliccia. Sì, è vero. L'orso era effettivamente morto da un mese, ma il dottor Alonso ritenne invece che la carcassa fosse in buono stato di conservazione. Così, vista la storia, decise di portarlo dai suoi amici del gruppo locale di caccia e lo fece imbalsamare, donandolo poi alla Chattahoochee River National Recreational Area, che lo espose senza tuttavia spiegare la questione dell'overdose, che pareva all'epoca un po' brutto. Facendo poi un salto in avanti di circa 10 anni, il parco decise di spostare l'orso in un magazzino di Dalton, a causa di un periodo a forte rischio incendi che affliggeva il parco. Però, il mese successivo, il nostro cocaine orso impagliato preferito scomparve nel nulla, insieme ad altra roba conservata nel magazzino. Alcuni oggetti della refurtiva furono recuperati tempo dopo da un banco dei pegni di Nashville, Tennessee. Ma che fine aveva fatto il nostro amico Paolo Escobar, come l'avevano soprannominato alcuni giornali? Era stato a quanto pare già venduto, stando alla leggenda, a Waylon Jennings, musicista country che per poco non salì sullo stesso sfortunato aereo che poi precipitò, su cui erano in volo Big Bopper, Buddy Holly e Richie Valens, nel celebre giorno in cui la musica morì, ma non divaghiamo. Ci sono voci discordanti su cosa sia successo all'orso in questo periodo. Il gestore del banco dei pegni disse di non avere idea che quell'orso fosse cocaine orso, non ne aveva mai proprio sentito parlare, ma il musicista, invece, disse di essere stato proprio contattato dallo stesso venditore che lo aveva convinto all'acquisto, proprio raccontandogli il background tanto tossico e strampalato dell'animale, glissando ovviamente sulla questione furto, ma si sa, il cliente ha sempre ragione. Dopo averlo comprato, Jennings aveva regalato l'orso al suo amico Ron Thompson, un truffatore di Las Vegas, che forse era pure un cliente del nostro vecchio amico trafficante Andrew Thornton. Pensate le coincidenze a volte, almeno questo è quello che racconta la leggenda. Il figlio di Jennings, Shooter, ha sempre negato che il padre abbia mai posseduto il cocaine orso e anche il manager del cantante si è espresso a riguardo dicendo: Waylon Jennings non ha mai posseduto nessun orso imbalsamato di nessun tipo e non ha mai vissuto a Las Vegas, cosa che molti hanno sostenuto. Forse il coinvolgimento di Jennings era effettivamente parte del corollario intorno alla leggenda, o forse Jennings comprò l'orso e lo nascose da tutti come un feticcio, non lo sapremo mai. Ad ogni modo, l'orso rimase in compagnia di Ron Thompson fino alla morte di questi nel 2009 e tra i beni che furono messi all'asta c'era anche l'orso nero, che finì in mano a Su Tang di Reno, in Nevada, dopo aver sborsato $200. Tang mise l'orso in mostra nel suo negozio in cui vendeva rimedi tradizionali di medicina cinese e dopo la sua morte, avvenuta nel 2012, la moglie, che non era affatto una fan di Pablo Escobar ma volle comunque rispettare la volontà del marito, che invece a quanto pare ne era entusiasta, lo conservò. Poi venne raggiunta da un gruppo di investigatori mandati dal Kentucky for Kentucky Fun Mall e venne confermato che quell'orso imbalsamato, per così dire misterioso, era proprio quello che si era pappato la cocaina di Andrew Thornton. E qui finisce la nostra storia vera. Prima che un orso, magari un grizzly o un Kodiak, cioè due di quelli piccoli e per niente aggressivi, si gusti pure la vostra scorta di cocaina che nascondete sotto al lavandino come Jesse Pinkman, cliccate la campanella degli avvisi. E adesso,
Cocaine Orso va a Hollywood. Matthew Rhys interpreta l'ormai famosissimo Andrew Thornton e si parla pure velocemente di Fred Myers, il tizio che contattò la polizia, ma a parte questo, il resto della trama, per quanto la storia vera, come avete visto, ricorda una specie di Forrest Gump con droga, animali e disperati vari in giro per gli States di fine Novecento, e quindi anche tutto il resto dei personaggi sono stati inventati di sana pianta. Giustamente il film si concentra sull'unico vero lato che non conosceremo mai per certo, ovvero quel che è successo tra lo sgancio della cocaina con la morte di Thornton, la conseguente ingestione della droga da parte del grosso plantigrado e il ritrovamento della carcassa dell'animale. Considerando che non furono riscontrati attacchi né furono mai trovati corpi, è possibile che la bestia non sia riuscita minimamente a fare alcunché, fatto com'era, anzi, sicuramente fu la coca a causargli lo scompenso cardiaco divenuto poi infarto che lo avrebbe ucciso. Però è più divertente pensare che invece quella belva sia impazzita e abbia cominciato a darci dentro, perché sì, una volta che una storia finisce relativamente bene, è il caso di metterci in mezzo una minaccia assassina che non fa mai male per rallegrare ancora di più il racconto. Coraggiosa la regista, cioè l'attrice Elizabeth Banks, da cui sinceramente non mi sarei mai aspettata niente del genere. Il film, a quanto pare, è una specie di versione malata di Psycho, in cui Marion Crane è lo spacciatore Andrew Thornton, il denaro rubato ovviamente la gamba, e Norman Bates, con la passione tra l'altro per la tassidermia, è niente meno che lo stesso Cocaine Orso. Il film è certamente stato concepito come una dark comedy, ma alla base possiamo comunque trarre una lezione importante e imprescindibile. Mi raccomando, non date droghe eccitanti ad animali potenzialmente assassini. Non date droghe agli animali e basta, uomo compreso. Che poi ci tocca fare anche un altro video su un altro horror con più o meno degli animali, tra cui proprio un orso, in uscita nei prossimi tempi, e cioè Winnie the Pooh Blood and Honey, in cui però, più che fatto di coca, Winnie sembra uscire da un rave di una settimana nel deserto del Nebraska a base di goleador alla frutta e metanfetamina scaduta. We used to be friends, why are you doing this, please? I would have never left, I swear. Allora? Piaciuta la nostra non lista excursus? Fatecelo sapere nei commenti.